è ora di entusiasmare i romani. I ragazzi hanno preparato la zona del numero per voi qui in città. Dovete andare a decorarla. Capito? Bene. Ora fate vedere le vostre doti decorative. Fammi vedere come fai un pacchetto di Natale. Quindi, Gloria, dobbiamo decorare qui. Seleziona la decorazione per questo oggetto. In che senso? Ah, posso posizionarli. Oh, ok, va bene. Quindi posso mettere in vari posti determinate decorazioni, niente più, niente meno. Però immagino che più saranno posizionate meglio, meglio sarà il mio punteggio, giusto? O magari questo gioco non è così avanzato, chi lo sa. Perché è diventata azzurra? Vediamo qui cosa possiamo mettere. Mettiamo gli stendardi. Non capisco perché scompaiono. Perché diventano invisibili? Boh, non lo so. Palloncini, stendardi... Facciamo palloncini e candele. Ma non capisco perché diventano invisibili. Forse perché devo, boh, non lo so, metterli, trovarli. Non ne ho idea. Qua è tutto gloria. No, ti prego. Ok, stavo dicendo, sto andando fuori dalla mappa. Fuori dalla mappa delimitata, però non posso, dai. Sono stati bravi almeno in questo. Più o meno. Sono stati bravi più o meno in questo. Ok, qui che cosa possiamo mettere? Possiamo mettere... Ah, i cannoni, le candele, gli stendardi e i palloncini. Ok, facciamo qui i palloncini. Forse sto andando troppo nello specifico quando magari non ce n'è bisogno. E i fuochi d'artificio. Qui sul canale, non lo so, mettiamo... gli stendardi e i fuochi d'artificio. E in quest'ultimo ci rimane solo candele e stendardo. Perfetto. E con Marty abbiamo completato. Ora tocca a Gloria. Ecco, Gloria, cerca di fare un buon lavoro. Ma io ti direi da questo lato anche nulla in realtà. Qua ci mettiamo sempre le candele. Qua ci mettiamo palloncini e fuoco d'artificio. Su questo lato candela e perché no stendardo. Su quest'altra zona mettiamo palloncini e fuoco d'artificio. Ci rimangono stendardi, palloncini e qualcos'altro. Dov'è che era? Ecco qua. Anche qui fuoco. Nelle zone alte sempre. Questo, palloncini. Ci rimane ancora due stendardi e una candela. Allora, dove posso metterti? Vediamo, qua ti ho già decorato. Mettiamoti qua, dai. Mi rimane un ultimo stendardo, ergo lo mettiamo qua, dove nessuno può vederlo. Ecco fatto. Missione compiuta. Avete finito di addobbare e siete pronti per continuare? Assolutamente. I pinguini stanno creando il numero. E creando. No, ti prego, queste sono le prove. Vediamo. Mi sedere. Va bene. Ok. Allora, qui fammi indovinare. Devo fare... Attenzione! Lo sapevo. Lo sapevo che finiva così. Stavo dicendo, devo fare attenzione. Vero? Aspetta. Ma dai! Stavolta non l'ho toccato. Vai, 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 vai. Corri, corri. Uff, che culo. Ma stiamo già facendo lo spettacolo o sono le prove queste? No, Gloria? Questo. Uffete. Wow, posso dirlo, che emozione sto spettacolo. Guarda, mi sto emozionando, giuro. Sono talmente emozionato che non ho idea di dove devo andare. Ah, da questo lato. No, ti prego, queste, se ci sto troppo tempo, cadono. Quanto ci fai? Posso attivare? Sì, si attivano da soli, perfetto. Allora, ti prego, dimmi che questo... No, aspetta. Ah, ma questo è già lo spettacolo. Non sono le prove, questo è già lo spettacolo. Oddio mio. Prosegui, prosegui, corri. No! E dai, Gloria. Oh. Perché quando cammina non gli puoi... non la puoi mettere dritta. Corri, corri, corri. Uff, che culo. Ah, abbiamo fatto cane. Ah, giustamente. Ok, questo mi ha fatto un filo ridere, il salto di Marty. Potremmo veramente tornare a New York questa volta? Pare di sì. Io credo di no. Sembrava andare meglio quando non ci sono di mezzo pinguini aerei.
Si era bloccato a cacchio di cane. Ok. Posso dirlo che questo spettacolo è talmente emozionante che mi viene da piangere. Io ti giuro che non avevo capito che questo era lo spettacolo. Io pensavo che erano le prove. Io pensavo che queste erano le prove, non lo spettacolo vero e proprio. E il nostro primo spettacolo è stato un successo. Complimenti, bravo, bravo. Va molto bene. Ora ci servono gli spettatori. E scusami, quelli che erano sotto andate chi erano? Andate a guardarvi gli spettatori. Andate nel posto segnato e datevi da fare. Scusami, e la gente che era sotto ad applaudire chi era allora? Ma, scusami, il cannone? Alex? Ah, ora è il turno di Alex e Melman, giusto? Melman, oh, calma. Marty ce l'ha ancora con me per quella volta che... Quella volta che? Oh, sì. Sono sicuro di no. Certe cose si preferisce dimenticarle molto in fretta. Perfetto. Guarda quel leone come salta. Mamma, voglio anch'io un leone che salta così. Ti prego, compramelo. Oh, Dio mio, attento al martello. Ok, allora, ammetto che la parte con Alex si... Perché non hai fatto il doppio salto, Alex? Perché il gioco ha gli input sballati a cacchio di cane. Allora, aspetta. Eccoci qua. Allora, dicevamo, devo dire che effettivamente la parte con Alex è sicuramente un filo più interessante rispetto a quella che era quella con Gloria e Marty. Attenzione, Melman, che tu non lo fai il doppio salto. Attento, perfetto. Aspettiamo che arrivi. Eccoci qua. Ma io non ho capito se ci stiamo cercando di infiltrare nel Colosseo dentro un altro spettacolo o lo spettacolo all'interno del Colosseo è il nostro. Spero che le trovate siano utili. Voi che continuate a gironzolare attorno al circo saltellando come dei circensi? Direi di sì. Direi che è quello il senso del circo, no? Ecco fatto, perfetto. Clink. Mi piace. Il circo vai. Zaragoza. Ok, ascoltate. Colossale. Ottimo lavoro, gente. Se quella trovata pubblicitaria non attira i romani al circo, non so cos'altro ci riuscirà. Siamo pronti a iniziare. Perché no?